Sì, quest'anno battezziamo la 14ª edizione e nello studio delle fiere dicono che una volta che si supera la 13ª la fiera è consolidata, quindi riteniamo che Fiera Agricola sia diventata matura, è una fiera consolidata sul territorio, sentita dagli operatori dei settori, voluta dalle istituzioni. Quindi anche quest'anno stiamo ripetendo questo bellissimo appuntamento mantenendoci su 4 grandi aree tematiche, dalla zootecnia ospitando la mostra nazionale bufalina e i vari le varie specie di animali specifiche della nostra zona come il maialino, il neocasertano e altri, e poi abbiamo una zona tutta riferita ai macchinari dove sono presenti tutte le nuove tecnologie come macchinari agricoli, una zona per le eccellenze neogastronomiche dalle conserve a chilometri zero alle birre artigianali ai prodotti di salumi, formaggi fatti da aziende artigianali vere e proprie. E ultima, ma non in termini di importanza, è la zona di risparmio energetico, fondamentalmente, le energie rinnovabili, dove sempre di più rivolgiamo l'attenzione al mondo green, dove vogliamo tenere sotto controllo le energie scarse a nostra disposizione e far sì che il progresso e lo sviluppo vada sempre di più verso energie rinnovabili e energie pulite. Dottore, senta, per quanto riguarda i passi avanti che sono stati fatti, ci dà un ricordo di quella che fu la prima edizione? Adesso siamo alla 14ª, diciamo, tende a scorrere tanta acqua sotto i ponti, ma quanti miglioramenti sono stati fatti nella mente di un organizzatore come lei? Sicuramente, passando gli anni si matura, è come vedere un bambino piccolo di un anno e un giovanotto di 14. Oggi la fiera ha preso cognizione sul territorio ed è cresciuta ed è anche riconosciuta da tutte le istituzioni come momento importante, momento che si aspetta durante l'anno, sia dagli operatori del settore sia dal visitatore, perché noi cerchiamo di mantenere sempre questo giusto equilibrio tra un tavolo tecnico di operatori del settore specifico e che guarda sempre al grande pubblico dei consumatori, perché riteniamo che le persone devono conoscere da vicino, vedere, toccare con mano che cos'è l'agricoltura, capire quali sono le nostre origini e vedere i prodotti che stanno a tavola da dove provengono. Se dovesse rivolgere un invito dal 25 al 28, lo ricordiamo, a San Marco Evangelista, la 14ª fiera agricola, un invito alle persone per seguirla? Abbiamo un appuntamento da non mancare, perché su un unico tavolo di lavoro abbiamo messo insieme diverse eccellenze, la fiera dell'agricoltura, la bufala come animale caratterizzante del nostro territorio, i prodotti tipici di eccellenza e l'imprenditoria valide che crede in questo settore, investe e guarda il futuro con ottica di crescita e di sviluppo. Le persone devono venire per conoscere e toccare da vicino queste realtà. Sicuramente sono due eccellenze che sono a confronto, ma la fiera agricola è un qualcosa che oramai, come lei diceva prima, la 14ª edizione è sempre di più sta prendendo piede, e in questa terra di lavoro, in questa regione Campania che credo insieme al turismo le due attività principali, l'agricoltura e il turismo. Quindi ben venga questa manifestazione, ben venga questa fiera e ci auguriamo che possa crescere sempre di più e portare sempre più gente da fuori da questa regione a visitare e a guardare le nostre eccellenze. Presidente, che momento vive l'agroalimentare in provincia di Caserta? Da una parte ci sono aziende produttrici, non solo della mozzarella e dei formaggi, ma anche del vino, ne abbiamo avuto la riprova, l'ennesima a Vinitaly. Da un altro lato c'è un'agricoltura con prodotti tipici importanti, magari meno pubblicizzati. Insomma, ci sono tutte le potenzialità per emergere, però terra di lavoro continua ad essere in crisi dal punto di vista economico. Perché? Ma credo che noi abbiamo ormai dimostrato che in questa nazione siamo tra le prime regioni dal punto di vista agroalimentare. Quindi non abbiamo, credo, da dimostrare quasi più niente a nessuno, forse perché abbiamo dei terreni molto, molto ricchi di natura e ricchi di proprietà, dove ogni cosa che riusciamo a coltivare ci viene sempre con un'eccellenza e con una bontà più unica che rara. Credo che
la problematica che non riesce, come dire, a partire con uno slancio e con una velocità come ad altre regioni del nord. Noi paghiamo purtroppo un po' con lo scotto del mezzogiorno e credo che la politica fatta in questi anni non è stata troppo lungimirante. La Fiera Agricola nasce a Pastorano, che è il mio territorio, essendo io di Pignataro Maggiore. L'ho seguita dal primo giorno, anche quando non ricoprivo incarichi istituzionali. Oggi sono qui nella qualità di Presidente della provincia perché, come ho sempre detto, valorizzando i nostri prodotti enogastronomici, sicuramente Caserta può recuperare quella che è una classifica sbagliata proposta dal Sole 24 Ore. Senta, l'enogastronomia, ma in generale l'agricoltura, si dice da anni che potrebbe essere il futuro, no? Di terra di lavoro, anche perché il settore secondario oramai è in difficoltà, è in crisi un po' dappertutto, però come si gettano le basi per creare un'economia all'avanguardia sul settore primario? Bisogna guardare al settore da un punto di vista manageriale, dobbiamo guardare oltre e io ritengo che in questo contesto dei passi in avanti sono stati fatti, anche perché gli imprenditori hanno iniziato a immaginare a delle forme di cooperazione che sono la base per poter appunto fare questo tipo di percorso. Diciamo che all'interno di questa manifestazione noi come RIS Bufala organizzeremo una mostra nazionale della bufala mediterranea italiana, dove verranno circa un centinaio di soggetti provenienti un poco da tutta Italia e nella quale, diciamo, metteremo in risalto le specificità della razza e della specie. Si tratta di un animale che nella sua storia da sempre è un animale che produce un latte per fare la mozzarella di bufala. Nel nostro territorio questo prodotto si fregia anche del marchio DOP, quindi contribuisce a produrre la mozzarella di bufala campana e essendo una struttura a carattere nazionale ovviamente raccogliamo un poco tutte le aziende che provengono dal resto dell'area DOP, quindi anche dal nord e dal sud Italia. Quest'anno il Parco Regionale del Matese parteciperà con piacere, perché quello che ho notato in questi 10 mesi di presidenza è che è più difficile portare il parco a Caserta che portarlo all'estero. Abbiamo partecipato all'ITB di Berlino, siamo stati a diverse iniziative, però diffondere e far capire cos'è il Parco Regionale del Matese a Caserta e per i cittadini della provincia di Caserta a volte non è semplice, quindi questa occasione per noi rappresenta un importante traguardo, ma soprattutto rappresenta anche un punto di arrivo per cercare in qualche modo di dare delle informazioni su quella che è un'area naturale all'interno della provincia di Caserta e della provincia di Benevento e che sta per diventare, come sapete, Parco Nazionale, quindi una rilevanza e un'importanza straordinaria. We'll be right back.